trovo sempre in compagnia della mia cavia Giovanni. Salve a voi. Oggi tenteremo un esperimento molto pericoloso, quindi assolutamente voi da casa non provatelo a fare. Perché è pericoloso? Te lo sarei domandato forse? Sì. Questo ti stai domandando perché ci sono 5 bicchierini. Chiamiamoli i cicchetti. I cicchetti. Ok, sono cicchetti apparentemente normali, giusto? Sembra vodka, ma non è vodka, non mi spiego perché. Vabbè. Bene, ti sarò domandato cosa sono in realtà. Sembrano cicchetti forse contenenti dell'acqua o qualcos'altro, qualche altro liquido o trasparente. Bene, in realtà hai azzeccato benissimamente quello che voglio farti vedere. Sembra dell'acqua, infatti alcuni di essi, cioè quattro di essi, sono acqua, pura acqua. Okay. Mentre uno, attenzione, è letale. Perché? Perché contiene dell'acido. Addirittura. Perché è pericoloso questo esperimento, secondo te? Penso che dovrai, non lo so, capire quale sia quello con l'acido o quello con l'acqua, forse? Esatto. Più precisamente, dovrò evitare quello con l'acido. Ok. Ok. Io, solo io, conosco la posizione esatta del cicchetto, tra virgolette, con l'acido. Tu non sai assolutamente qual è. Assolutamente no. Ovviamente quest'acido, ci tengo a precisare che è incolore, è simile all'acqua, ma ovviamente dall'odore si può capire se è acqua oppure no. Bene, io fra poco farò mischiare a Giovanni questi cicchetti e dovrò scegliere quale bere e non potrò in tutti i modi cambiare idea, ok? Ok. Quindi Giovanni, mettiamo queste normali bustine, giusto? Sono normali, non sono segnate? No, non hanno alcun tipo di segno. Ok. I bicchieri sono normalissimi, non hanno un segno particolare? No, sono tutti uguali, tra l'altro. Ok. Io metterò su ogni cicchetto queste bustine, ok? E adesso, appena avrò finito di sistemarli, Giovanni, io sarò girato e tu dovrai mischiarle tra loro, ma attenzione, non dovrai togliere la busta per mischiare i cicchetti, ma dovrai scambiarli tra loro, per esempio così, vedi? Prendi e attenzione a non rovesciare il tutto, perché l'acido è molto potente, quindi potrebbe ostinarti, attenzione. Quindi hai capito, è tutto chiaro? Sì, chiarissimo. Ok Giovanni, un attimo solo, vai, io mi giro e tu mischia i cicchetti. Attenzione a non rovesciare niente, quando hai fatto me lo dici, ok? Fatto. Ok. Allora Giovanni, io adesso non so più dove è quest'acido. Forse tu penserai, conosci le buste? Sì. Allora guarda, ti chiedo di fare una cosa. Mischia tra loro le buste. Quindi okay. Toglierai la busta, la metterai. Capito? Sì, ho capito. Io ti giro, tu intanto mischia le buste. Quando l'hai fatto, il resto, scusami, mi chiamerai, ok? Ok, fatto. Sicuro? Sicurissimo. Ok Giovanni, adesso io già prima non sapevo dove era questo cicchetto. E adesso Giovanni, ti chiedo se vuoi, sarà una tua scelta, vuoi mischiare di nuovo i cicchetti o... No, va bene, credo che vada bene così. Credo che abbia mischiato abbastanza bene per, diciamo, per far sì che io non lo per essere... Ok Giovanni, quindi mo inizia il gioco.
tolgo le buste. Adesso dovrò scegliere io e quindi non dovrò cambiare idea. Se questo contiene dell'acido, Giovanni, io morirò. Ok? Ok. Questo è pericoloso. Io scelgo uno di questi. Inizio con questo. Acqua. Acqua. Adesso c'è una possibilità, anzi ci sono, anzi sì sì, una possibilità su due, quindi 50 e 50. Se tu fossi nei miei panni adesso, quale sceglieresti tra questi due? Questo qui. Vuoi che beva quello? Sì. Giovanni, cioè, hai scelto tu questo, è una tua scelta. Sì. Vuoi veramente che lo bevo? Sì. Ok, adesso dipende da lui. È rimasto solo un cicchetto. Questo lo berrò. Acqua. Giovanni. Odora quello. Odora quello. Non berlo, ovviamente. Attenzione. Odoralo. Ha un pessimo odore, giusto? Non è acqua. Assolutamente no. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Giovanni, salutiamo gli amici da casa. Ciao a tutti voi. Spero che vi siate divertiti a guardare il video. Non quanto me, però. Ragazzi, vi ricordo di cliccare mi piace a questo video se vi è piaciuto e di visitare la mia pagina Facebook, che è facebook.com/danalexofficialpage. Ragazzi, Giovanni, vuoi ricordare la tua pagina? Sì, attualmente sto creando un videogioco, quindi se comunque volete magari, non so, avere qualche news su questo videogioco che sto creando, che diciamo sono quasi a metà di finirlo, è facebook.com/rtggear.it. Ok ragazzi, grazie a tutti di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto.